Ciao a tutti amici del canale YouTube e bentornati qui a Erdina Show Arti e Mestieri, la trasmissione mia. La settimana scorsa abbiamo parlato dei volti storici della nostra televisione. Ma che cos'è un buon presentatore o conduttore, che dir si voglia, senza un buon programma? Poi se questo programma, oltre che essere buono e anche interessante, è un vero e proprio successo, suscita interesse e coinvolgimento? Allora lì entriamo in gioco noi, con la nostra puntata di oggi. Perché in questa settimana vi vogliamo parlare proprio dei programmi TV, quei programmi TV che hanno fatto la storia della televisione. Nel corso del tempo questi programmi magari hanno cambiato il conduttore, hanno cambiato un po' il format, alcuni sono andati nel dimenticatoio, mentre altri fanno parte dei nostri ricordi più piacevoli. All'interno di questa nostra elenco o lista, come preferite, ci saranno ben 26 trasmissioni televisive, che delle volte sono state condotte anche da conduttori diversi o altre volte come alcune trasmissioni che erano create apposta ed esclusivamente per un tipo di personaggio sono andate a scemarsi e a concludersi nel corso del tempo. Ma bando alle ciance, andiamo avanti con la nostra lista. Ricordo a tutti gli amici che sono all'ascolto che questa che segue non è una classifica. È semplicemente un elenco preso a caso. Il primo programma di cui vi parliamo è La Corrida, Dilettanti allo sbaraglio. È stato un programma televisivo inventato da Corrado. Nel 1986 è approdato su Canale 5, dopo una prima esperienza radiofonica. Fino al 1997 è stato condotto da Corrado. Qualche anno di pausa e nel 2002 ritorna con la conduzione di Gerry Scotti, fino al 2009. Nel 2011 al timone abbiamo Flavio Insinna. Nel 2018, in occasione dei 50 anni della prima edizione radiofonica, il programma è ritornato in onda sulle reti Rai, condotto da Carlo Conti. Telemike è stato un programma televisivo a premi andato in onda su Canale 5, tutti i giovedì sera in prima serata, a partire dalle 20:40, per ben 5 edizioni, a partire dal 1 ottobre 1987 fino all'11 giugno 1992, con la conduzione dello storico Mike Buongiorno. Adesso passiamo a Fantastico, che è stato un varietà televisivo italiano andato in onda nella prima serata del sabato sera, sulla prima rete Rai, dal 1979 all'80, poi di nuovo dall'81 al 92 e infine dal 97 al 98, abbinato alla Lotteria Italia. Assieme a Canzonissima, Studio 1 e Mille Luci, è considerato l'apoteosi e l'emblema del varietà televisivo classico. In America è conosciuto con il nome di Wheel of Fortune, da noi è la ruota della fortuna, forse uno dei quiz più importanti della storia della nostra televisione, condotto per 14 anni da Mike Buongiorno fino al 2003. Poi, per 2 anni, è tornato in onda dal 2007 al 2009 con la conduzione di Enrico Papi. Un altro programma molto carino è stato il game show Ok, il prezzo è giusto, trasmesso sulle reti Mediaset dal 21 dicembre dell'83 fino al 13 aprile del 2001. Dopo L'eredità e La ruota della fortuna è il terzo quiz più longevo della TV italiana. Il pranzo è servito è stato un quiz televisivo italiano a premi, ideato da Corrado e Stefano Jurgens, andato in onda su Canale 5 dal 13 settembre 1982 al 12 settembre 1992. E su Rete 4 dal 14 settembre 1992 al 26 giugno del 93. Chi ha avuto la fortuna di nascere tra il 1981 e il 2002 ha di certo visto, almeno una volta nella sua vita, il programma che parlava di intrattenimento pomeridiano dedicato ai ragazzi o anche ai bambini, anche più piccoli. E stiamo parlando di Bim Bum Bam. Uno dei programmi più importanti a livello culturale, scientifico e informativo della televisione italiana è sicuramente Quark, in seguito Super Quark, ideato e condotto da Piero Angela. L'informazione satirica più famosa della televisione. Molti l'hanno visto per questo, molti l'hanno visto per la bellezza delle sue veline. Signori e signori, Striscia la Notizia, il programma di Antonio Ricci che va in onda dal 1988 fino ai giorni nostri. Passiamo ora a Carosello. Era un programma televisivo italiano andato in onda sul programma nazionale, poi Rete 1, della Rai, dal
dal 3 febbraio 1957 al 1 gennaio 1977. Nel 1992 ci si riuniva tutti in piazza, si vedevano le belle serate, le stelle e magari delle volte ci si divertiva anche con le comiche e lo spettacolo che offriva il grandissimo Fiorello e il suo karaoke. Uno dei programmi forse più controversi della storia della televisione è stato di certo il Maurizio Costanzo Show, dove abbiamo visto interventi particolari, qualcuno molto interessante a livello culturale, qualche altro molto trash, ma comunque bisogna dire che è il talk show italiano più longevo della storia della televisione, con le sue 4.452 puntate. Canzonissima è stata una popolare trasmissione televisiva di varietà, mandata in onda dalla Rai dal 1956 al 1975. Al consueto spettacolo di comici, soubrette, sketch e balletti, si affiancava l'elemento fondamentale di Canzonissima, una gara di canzoni abbinata alla lotteria di Capodanno, successivamente ribattezzata Lotteria Italia. Studio 1 è stato un programma televisivo di varietà per la regia di Antonello Falchi, prodotto dalla Rai e trasmesso sul canale Programma Nazionale fra il 1961 e il 1966. La prima edizione andò in onda il 21 ottobre del 1961. Studio 1 è stato un trampolino di lancio per numerosi artisti, attori, cantanti, ballerini e soubrette, che poi hanno seguito la carriera nel mondo dello spettacolo con tanto successo. Andando avanti nella nostra lista troviamo Non è la Rai, che è stato un programma televisivo italiano ideato da Gianni Buoncompagni, andato in onda dal 1991 al 30 giugno del 1995, per 4 edizioni. La trasmissione è un vero e proprio fenomeno di costume degli anni 90. Direcol è stato un programma televisivo della Jalappas Band, trasmesso su Italia 1 dal 1990 al 2001. In seguito, visto il grande successo, ha avuto tanti nomi, tra cui Mai dire lunedì, Mai dire grande fratello, Mai dire talk, Mai dire tv, dedicato a tutti quei programmi di intrattenimento un po', diciamo, trash, e ci facevano divertire con dei commenti ironici sui personaggi più strani della nostra televisione. Il prossimo programma non ha bisogno di presentazioni, perché ogni anno che si fa ci sono sempre polemiche, cose positive, cose negative, c'è sempre il delirio ogni volta che escono le date ufficiali. Dal 1951 ad oggi viene trasmesso tutta la televisione italiana, sulle radio italiane, ma soprattutto in Eurovisione. Anche in radio, ovviamente, e stiamo parlando del Festival di Sanremo. Nel 1964 viene ideato un programma televisivo musicale molto carino, una manifestazione canora, direbbero i più bravi, che fino al 2007 ci ha accompagnato, attraversando tantissime città e tantissimi generi musicali. La maggior parte degli artisti veniva sia dall'estero che dall'Europa, che ovviamente dal nostro paese. Tutti i più grandi hanno solcato il palco del Festival Bar. Negli anni 90 la musica faceva da padrona in televisione. C'erano molti programmi TV che avevano come tematica la musica. Il problema è che poi sono passati gli anni e purtroppo di musica adesso in televisione ce n'è molto molto poca. Questo programma è andato in onda dal 97 al 2004 ed era un quiz completamente dedicato al mondo delle note. Stiamo parlando del programma condotto da Enrico Papi e il nome era Sarabanda. Campanile Sera è stato un gioco televisivo andato in onda dal 1959 al 62 sul programma nazionale. Veniva trasmesso il giovedì sera alle 21 ed era condotto da Mike Buongiorno, Renato Tagliani, in seguito sostituito da Enza Sampò ed Enzo Tortora. Nel 1992 esce in Olanda un programma intitolato Gli Uniti Slob, ovviamente ogni riferimento è puramente casuale, E dal 1994 al 97 i produttori italiani hanno deciso di realizzare una versione per la nostra televisione su Canale 5, con la conduzione di Alberto Castagna. Chi di voi non ha sognato mai di farsi un giretto con il camper o di sedersi sull'immenso divano di Stranamore? Lo Zecchino d'Oro è un programma che tutti conosciamo, è il Festival Internazionale della Canzone dei Bambini, trasmesso per l'appunto in un apposito programma televisivo.
è considerato un evento che è stato talmente importante che è divenuto parte del costume e del patrimonio italiano culturale, a partire dagli anni 60 fino ai giorni nostri. Ha ricevuto anche una targa al merito come patrimonio per una cultura di pace, consegnata nel corso di una cerimonia organizzata dai club e dai centri UNESCO. Zelig è un programma televisivo di genere comico, andato in onda dal 1997 al 2003 su Italia 1 e dal 2003 al 2016 su Canale 5. La puntata precedente abbiamo nominato Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Questo programma è tutto loro. Ciao Darwin, un programma televisivo che viene considerato un varietà game show, ma io lo considero lo specchio della nostra società, dove persone serie o un po' meno si mettono in gioco, ci si incontra, ci si diverte e si ripercorre per l'appunto la teoria dell'evoluzione di Charles Darwin. Ovviamente in modo molto simpatico e molto leggero si vedono tutte le sfaccettature della società e del nostro paese. Il programma più recente di questa lista, ed è forse anche il più carino riuscito al momento nella televisione secondo me, che è The Voice of Italy, meglio conosciuto come The Voice. Dal 2013 al 2019 è andato in prima serata su Rai 2. Nel 2020 è andata in onda anche la serie dedicata, diciamo uno spin-off, come si direbbe in linguaggio cinematografico, alle persone un po' più grandi, rinominata The Voice Senior, su Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici. La prossima non è una vera e propria trasmissione, neanche una rubrica, ma è una sitcom. L'avete vista dalla foto, è inutile presentarla. Vi dico solo che noia, che barba, che barba, che noia. Signori e signori, Casa Vianello. Carissimi amici del canale, anche questa settimana il nostro episodio volge al termine, come al solito in una vena un po' nostalgica. Oggi abbiamo parlato di questi fantastici programmi televisivi di una volta, che hanno accompagnato noi, i nostri genitori, i nostri nonni, a giornate più allegre, serate più divertenti, di cultura e di intrattenimento. Il tempo passa, gli anni passano e la televisione cambia. Adesso è una televisione molto più inutile, possiamo dirlo, tranne qualche piccola eccezione. Ma prima la televisione era passione ed era veramente, veramente professionismo. Ma prima di chiudere e darvi appuntamento alla prossima settimana, vi voglio lasciare con un altro programma che secondo me è stato molto importante e ha segnato dei momenti belli nella televisione italiana, ovvero La fantastica notte dei Telegatti. Penso che tutti vi ricordate questa serata, questa serie di serate. Ogni anno veniva organizzata per celebrare i programmi migliori della televisione, sia Mediaset che Rai. In questa grande occasione, in questo festival, venivano invitati molte volte anche personaggi del mondo dello spettacolo estero, un vero e proprio programma interessante e soprattutto che ha dato importanza a livello internazionale all'Italia in sé per sé e alla televisione italiana. Bene ragazzi, e con questo piccolo messaggio vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui a Erdina Show, Arti e Mestieri, la trasmissione mia e de chi se no. Ciao!